riflettiamo questa mattina su un punto particolare della nostra vita di preghiera, ispirandoci al Vangelo di oggi. Nel Vangelo di oggi si racconta la circoncisione di Giovanni e l'imposizione del nome, che anche da noi è importante, ma nella cultura ebraica lo era ancora di più. Loro avevano una tradizione, come noi molti anni fa, di dare il nome di un parente, a volte del padre stesso. Quindi, quando portano questo bambino al tempio per la circoncisione, per l'imposizione del nome, e la mamma con Elisabetta, con sorpresa, dice che non si deve chiamare Zaccaria, ma si deve chiamare Giovanni, suscitando un po' la sorpresa, la meraviglia dei parenti, dei presenti. E poi giustamente si rivolgono al padre Zaccaria, che era diventato muto per la sua incredulità nel tempio quando gli era stato annunciato questo concepimento. E Zaccaria, che ha capito bene il grande intervento di Dio in questo concepimento, dice, si fa dare una tavoletta e scrive: Giovanni è il suo nome. E tutti con grande sorpresa gli mettono nome Giovanni. Ora c'è in questo evento, in questo episodio, un insegnamento grande sulla preghiera. Intanto è bene sapere anche il significato di questo nome. In ebraico Giovanni significa Yahweh ha avuto misericordia, Yohanan ha avuto misericordia. È quello anche che diceva la mamma Elisabetta, cioè che questo concepimento era frutto di un grande atto di misericordia di Dio che gli ha dato a loro la gioia dopo tanto tempo di avere questo figlio. Gli aveva avuto misericordia. Però il punto particolare che ci interessa anche per la vita di preghiera è che qui c'è un grande atto di fede di Zaccaria in Dio, che quello che è avvenuto non è semplicemente un fatto naturale, ma è frutto anche di un grande intervento di Dio, che ha guardato la loro sofferenza, ha avuto misericordia dei loro peccati, ha dato loro, dopo una lunga attesa e tanto patire, una gioia immensa in questo figlio, che non solo era un figlio dell'anzianità, bensì era un figlio specialissimo. Gesù stesso dirà di lui che è il più grande dei profeti. Ecco, quindi un atto di fede nell'opera di Dio manifestata in questo concepimento. E dice il racconto che appena il padre scrive questo nome, subito torna a parlare. Finisce quel mutismo che era iniziato con un atto di incredulità nel tempio. Questo cosa dice a noi? Dice in particolare che la nostra preghiera, la preghiera cristiana, la preghiera di Gesù in noi è un atto di fede, fondamentalmente poggia su un atto di fede. Credere alle opere di Dio, alle sue meraviglie, alle sue anche sorprese, alla sua potenza che supera la condizione umana. Ecco, Santa Teresa c'è una bella frase che trovate anche nel Messalino Shalom di questo mese, dice che la fede è il frutto della preghiera. Ma è anche vero che la preghiera aumenta la fede. Parte da un atto di fede, è un esercizio di fede. Credere è la base perché la nostra preghiera avvenga in Cristo Gesù, se no siamo ancora in una cosa umana, delle formule, e quindi quasi lascia il tempo che trova. Invece noi vogliamo progredire soprattutto
in questo Natale in una preghiera piena di fede. Il Vangelo è anche pieno di interventi di Dio, condizionati e chiamati in un certo senso dalla fede dell'uomo. Ecco, ti chiediamo, Signore, di aiutarci, una fede viva, credere che tu non solo ci ami, ma che sei onnipotente. Onnipotente, tu puoi fare tutta la nostra vita, specialmente ciò che ci porta verso la salvezza. Ecco, per questo benedico i tuoi figli. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Padre Santo, ti lodo, ti benedico e ti ringrazio per la fede che hai suscitato nei nostri cuori. Ti chiedo di accrescerla, di custodirla nelle nostre famiglie e di renderla capace di una preghiera profonda e di una testimonianza, specialmente alle nuove generazioni nella società secolarizzata dell'Occidente. Per questo benedico i tuoi figli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Una santa giornata. Grazie.